YouTube. Oggi mi sono fatta un po' di letture femministe perché insomma sono sempre, fanno sempre bene. E ho scoperto che esiste, speriamo che qua YouTube, mamma mia, political lesb, quello là. Ok, avete capito? Arcobaleno femminile. Ok. Allora, questo political lesbianism è un fenomeno interno al femminismo, quindi si è un fenomeno within feminism, primarily second wave and radical feminism. It includes, but is not limited to, lesb separatism. Allora, political lesb asserts that orientation is a political and feminist choice, ok? Allora, quindi io già mi soffermerei su questa cosa qui, perché questo arcobalenismo sostiene che l'orientamento intimo è una scelta politica e femminista. Allora, io sto leggendo Wikipedia, che comunque lo sappiamo, no? È molto molto orientato, insomma, queste molto indottrinato, no? E mi sta dicendo che l'orientamento intimo è una scelta politica e femminista. Quindi già qua si stanno contraddicendo, perché ci vengono sempre a dire che l'orientamento è qualcosa con cui praticamente tu nasci, qualcosa di genetico, qualcosa. Invece loro qua ci stanno dicendo che è una scelta. È una scelta. Quindi non ha niente a che vedere con qualcosa di biologico, è un qualcosa di mentale, come diciamo sempre noi medievali da secoli, è un qualcosa di. Ma infatti, allora, adesso tutte queste esplosioni di arcobaleni ovunque, questa esplosione è un qualcosa di indotto, è quasi una moda, un indottrinamento che stanno subendo le persone, i ragazzini, i bambini, eccetera, eccetera. Comunque, and advocates lesbianism is a positive alternative to etero, quella lì, for women and part of the struggle against sexism. Scusa YouTube. Allora, quindi questo lesb politico, questa cosa qui, quindi è un qualcosa a cui effettivamente il femminismo sta mirando, ma se voi ci fate caso, le più accanite, cioè no, sono più le più accanite, insomma, in genere le femministe stanno prendendo questa strada. Io tutte le femministe che conosco stanno sempre fra di loro, sempre fra donne, che poi sono uomini, vabbè, insomma, ma comunque specie di donne, stanno sempre fra donne perché loro hanno escluso gli uomini dalla loro vita in tutti i modi, se ci fate caso, ecco, sì, prendete una qualsiasi, anche una pagina, un profilo di un qualche social di femministe, voi vedete che stanno sempre fra amiche a fare l'aperitivo con le amiche, il viaggio con le amiche, la cena con le amiche, è tutto un mondo al femminile che hanno, che si sono create, ed è un qualcosa di molto ideologico questa qui, perché loro si vogliono liberare. Questa è una cosa che già avevo detto qui sopra parecchio tempo fa. E quindi mi sembra che quasi quasi, a un certo punto, io alcune di loro mi sembra che stiano diventando lesbiche quasi quasi, perché diciamo effettivamente, diciamo che in una condizione normale a noi donne piace essere, diciamo, un po' circondate dagli uomini, no? Generalmente a noi piace questa cosa, non è che non ci piace, insomma, mi sembra. E loro invece, hanno appositamente escluso ogni tipo di rapporto con gli uomini. Allora, questo originated in the late 1960s among second wave as a way to fight sexism and compulsory. Addirittura, allora, addirittura hanno parlato di etero compulsory, cioè. Vabbè. Allora, Sheila Jeffries helped to develop the concept when she co-wrote Love Your Enemy, The Debate Between Hetero Feminism and Political Lesb, quello là, qua non si può dire neanche una parola, with the Leeds Revolutionary Feminist Group. Allora, sentite qua. They argued that women should abandon support of hetero
And stop sleeping with men while encouraging women to rid men from your beds and your hands. While the main idea of political lesb is to be separate from men, this does not necessarily mean political lesb is to sleep with women. Allora, questa Sheila Jeffries aiutò a sviluppare il concetto quando scrisse, lei è stata una co-scrittrice, una co-relatrice, diciamo, di Love Your Enemy, quindi Ami il tuo nemico, il dibattito tra il femminismo etero e il lesb politico, con questo Leeds Revolution Feminist Group. Allora, cosa volevano dire loro? Che le donne dovrebbero abbandonare il supporto della etero, quella lì, eterosessualità, e dovrebbero smetterla di dormire con gli uomini, incoraggiandole a liberarsi dagli uomini, sia rid men from your beds and your heads, quindi toglietevi dalla testa gli uomini, dalla testa e dai letti. Allora, quindi essere separati, diciamo, è come se fosse un separatismo, cioè loro praticamente vogliono che gli uomini e le donne stiano, diciamo, completamente separati fra di loro, ed è quello che stanno facendo tuttora le femministe. Allora, quindi diciamo che all'interno del femminismo effettivamente esiste questo movimento. Io sinceramente non lo conoscevo, oggi mi sono imbattuta in queste letture. Esiste questo sottogruppo, questo sottomovimento, non so come si dice, questa corrente, di femminismo che effettivamente sta dicendo alle donne di arcobaleno sarsi. Allora, dunque sta dicendo effettivamente alle donne di lesbighizzarsi, se possiamo dire così. Ma questa cosa io in realtà l'avevo un pochino annusata, perché effettivamente io se mi guardo intorno vedo che molte di queste donne, cioè la maggior parte di ormai di queste qui che stanno abbracciando questa ideologia, noto che hanno un mondo solo fra donne, ok? Io non vedo più nessuna presenza di uomini nella loro vita, quindi effettivamente questa cosa è vera. E adesso scopro che c'è addirittura una corrente politica che ha voluto questo, quindi in effetti diciamo che questa cosa dà molto da pensare, quindi perciò poi mi vengono a dire che non è vero che sono misandriche, ma loro sono misandriche, loro sono altamente misandriche, anche perché fanno qualcosa di che è anche qui sempre le solite cose, fanno qualcosa che è molto innaturale, perché noi donne generalmente stiamo, cioè a noi piace normalmente avere, stare, come dire, avere intorno degli uomini, a noi piace questa cosa, così come agli uomini piace avere intorno le donne, immagino. Quindi normalmente è così che va la cosa, non è che noi vogliamo stare sempre fra donne, ma quando mai? Ma non è vera questa cosa. Ma infatti se vedete adesso, al giorno d'oggi, se per esempio io adesso sto frequentando un uomo, sto uscendo con un uomo e per esempio disdico la cena con le amiche perché sto uscendo con questo qua, io sono guardata quasi strana, no? Perché, ma come? Cioè, da certe femministe io sarei guardata in maniera strana, perché per loro è una cosa strana, no? Sentirsi, come dire, sentirsi dire che che una ragazza, che una donna preferisca l'uscita con un uomo anziché con loro, quando invece mi sembra una cosa altamente normale, anche perché tu le amiche le puoi vedere in tanti altri momenti, non è che se non ti vedo oggi non ti vedo più, ti posso vedere domani, ti posso vedere un altro giorno, ti vedo tutto il giorno, tutti i giorni, per cui non succede niente in realtà. Mentre invece se mi capita
magari di conoscere un uomo, di frequentare un uomo che mi interessa, quello non è una cosa che ti capita tutti i giorni, ma proprio per niente. Ma tu devi vedere quando ti capita, forse. E quindi diciamo che è anche una cosa normale questa. Invece adesso è vista quasi, ormai questa cosa qui è vista anche avere l'appuntamento, avere quello lì che magari ti chiede di uscire, che ti viene a prendere. Sei strana quasi se fai queste cose, no? Sei vista in maniera strana. Ormai siamo arrivati a questo, eh? Cioè, insomma, è una cosa evidente. Non so se è una cosa vista come se tu fossi un'aliena, no? Quindi, cioè, effettivamente questa corrente misandrica all'interno delle femministe ci sta, ma è proprio evidente. Cioè, ormai ti devi giustificare se esci con un uomo, ma come? Ma come se ci sei ricaduta in questa cosa? Cioè, insomma, per loro è strano che uno magari sia etero e scusami un attimo, ma preferisco 100.000 volte uscire con un uomo che con le amiche, anche perché poi ripeto, quando tu esci con le amiche parli di uomini, parli sempre di uomini, proprio è matematica. Cioè, io questa cosa ve la assicuro, posso proprio due mani sul fuoco metto, non una, ma due, ma anche tre. Cioè, quindi alla fine c'è questo tentativo di come dire, di farti sembrare strana, normale, se hai dei comportamenti, diciamo, etero, si può dire etero qua almeno, questa cosa è vera. Adesso scopro che addirittura già dalla seconda ondata di femminismo c'è questa corrente, quindi io pensavo che fosse una cosa un po' più recente, invece, cioè che il femminismo si basi sicuramente sul disfarsi degli uomini, sì, questo si sapeva già, ma questo fatto di proprio di come dire, fatemi trovare una parola, di arcobalenare le donne fino a questo punto, non credevo, ecco, non credevo fossero arrivati proprio a questo estremo, invece sì, ma già dalla seconda ondata, quindi parliamo degli anni 70 praticamente, c'era questa tendenza evidentemente, quindi insomma, proprio non è, ho fatto questa scoperta, insomma.